Buongiorno, mi vedete ancora in pigiama, più esattamente nella mia mantella gatto da fedele gattara, perché oggi ho deciso di portarvi con me in giro, o meglio, di farvi vedere che cosa faccio io quando ho la mattinata libera, come passo una giornata tipo, fra virgolette, e niente, spero di tenervi compagnia. Ovviamente non sarà un video utile, ma spero di farvi scoprire qualcosa di nuovo su di me, ma essenzialmente passare semplicemente un po' di tempo insieme. Per prima cosa, colazione. Oggi bevo una tazza di tè verde con fave biscottate e marmellata e PC. Cioè, non me lo magno, però ho bisogno di controllare che sia tutto a posto con il video che pubblicherò oggi. Devo inoltre controllare il sito della banca, e commissioni del genere. Quindi, mentre faccio colazione, ne approfitto per sbrigare queste faccende al computer. E mentre controllo il video, si è aggiunto a noi Charlie. Aia! Lo sapevo. Mannaggia. Direi che le cose che dovevo fare al computer le ho fatte. Ho controllato anche le email e mi è arrivata un'email di lavoro dal sito di parrucche che mi ha mandato la parrucca che avete visto nell'ultimo haul, chiedendomi delle foto. Quindi oggi mi dovrò rendere presentabile e fare delle pseudo foto belle con la parrucca. Quindi prepariamoci. Non avendo mai fatto un video del genere, non so se mettere così la videocamera, se spostarla per farvi vedere un po' anche la postazione trucco. Sinceramente non ne ho idea, ma fa lo stesso perché tanto velocizzerò il tutto, perché non sono brava a truccarmi e non penso che freghi qualcosa a qualcuno, però dovrò truccarmi per fare delle foto belle con la parrucca, o almeno ci si prova. E se vi interessa cercherò di ricreare il trucco che avevo nel video dell'haul, quindi uno smokey sul blu. Ho visto che vi è piaciuto a tutti e molti sono rimasti sorpresi. Wow, come ti trucchi bene! No, ma dalla videocamera non si capisce. Non si capisce bene il disastro che c'era sul mio viso. Comunque, nel caso qualcuno fosse curioso, io lo smokey lo faccio essenzialmente con due cose, ovvero una matita occhi, questa è blu della Lancôme, ma una qualsiasi va bene, e poi utilizzo la Naked Creep, che è questo colore blu scuro per intensificare la fine dell'occhio, e Virgin per illuminare invece l'interno. Non ho idea di come verranno questi video, se queste clip saranno decenti o meno, visto che per il momento sono concentrata a truccarmi, però ci provo. Volevo fare questo esperimento perché mi sembrava una cosa carina comunque. E non avendola mai fatta, finché non la fai, non puoi sapere come va, come ti trovi, se piace o non piace. A me piace sperimentare, quindi vedremo. Direi che ho terminato di truccarmi, adesso metto la parrucca e faccio un po' di foto. È la cosa più imbarazzante di questo mondo, far vedere a qualcuno mentre si posa. Ovviamente io non ho la più pallida idea di quello che sto facendo, eh. Sto provando diverse posizioni e poi farò lo stamp dal video, visto che la qualità comunque è buona, preferisco farlo piuttosto che col cellulare. Finite di fare le foto, passiamo ai lavori manuali. Devo fare infatti da diversi giorni, in realtà dovevo cominciarlo, però mi si sono accumulate un po' di commissioni perché, per chi non lo sapesse, faccio creazioni su commissioni. Telefono. Pronto? Dicevo, io creo oggetti in panno lenci e all'uncinetto su commissione o comunque faccio delle creazioni poi le vendo. Siccome non partecipo più di tanto ai mercatini, se non appunto a Natale, li vendo su una pagina Facebook, magari vi lascerò il link qua sotto se fosse curiosi di vedere che cosa faccio. E per il giveaway di 10.000 iscritti avevo messo come premio una mia creazione su commissione, quindi devo realizzare un gattino in panno lenci per la fortunata vincitrice. Mi piace veramente tanto cucire, fare creazioni. In generale mi è sempre piaciuto creare le cose da me. Non mi ricordo esattamente come mi sono avvicinata al mondo del cucito, perché penso di essermi avvicinata prima all'uncinetto. Comunque ho sempre imparato tutto da sola perché in famiglia nessuno lavora all'uncinetto e nessuno cuce. Quindi guardando video su YouTube,
comprando a volte delle riviste, ho cercato, sperimentato, i primi lavori erano degli obbrobri, questo è vero, però appunto non si può migliorare se non si fa pratica, quindi ben venga. Questa cosa dei gattini è nata dal fatto che ho pensato brillantemente di fare dei gattini in panno lenci ispirati ai miei gatti, quelli che vedete tra l'altro dietro tutti i miei video, e mettendo le foto tipo su Facebook erano piaciute un sacco e una persona mi ha chiesto se potevo realizzare su commissione appunto il suo gatto e da lì è partito tutto, ho iniziato a fare gattini su commissione, a volte ho fatto dei cagnolini, però generalmente i gatti vanno per la maggiore, sono cose più da chi ha i gatti. Mi piacerebbe che diventasse un lavoro, ma ovviamente come tutti i lavori che richiedono lavoro manuale è molto difficile, quindi cerco di fare un po' questo. Un po' il lavoro in negozio, perché non lo sapesse faccio la commessa, e un po' YouTube. YouTube sta diventando un lavoro nel senso che ci sto dedicando veramente tantissimo tempo, come se fosse un lavoro part time. Ci dedico comunque tutto il tempo libero che ho, come vedete quando ho il giorno libero la prima cosa che faccio è controllare che i video vadano bene, controllo le email del canale, se ci sono delle collaborazioni o meno, cerco di portare a termine quei piccoli lavori, di solito il martedì filmo, ma oggi sì, sto filmando però sto facendo anche altro nel frattempo. Di solito il martedì mattina filmo, a volte cerco di portarmi avanti nel weekend in modo da avere il martedì mattina libero per o editare o fare altre cose sul blog o comunque connesse ai vari social. Insomma, la mia vita ruota molto attorno in questo momento al canale. Nonostante possa sembrare facile lavorare per conto proprio da casa, in realtà ci sono tante piccole insidie perché non hai orari di apertura o di chiusura, ti devi gestire te il tempo, devi trovare un modo per rimanere comunque motivato, che è la cosa per me più difficile spesso facendo questi lavori, perché molta gente non apprezza le cose fatte a mano. Ho ricevuto spesso dei commenti poco carini durante le fiere. Anche per quanto riguarda il canale è difficile per me a volte rimanere motivata, perché spesso non ho il riscontro che vorrei, magari mi pongo degli obiettivi troppo alti per me perché mi piace pretendere da me il massimo, e a volte è sbagliato perché mi pongo degli obiettivi impossibili, oppure ho delle aspettative veramente alte, non perché mi aspetti chissà che cosa da me stessa, ma perché vorrei riuscire a fare veramente di più. E quindi quando non riesco mi butto giù veramente tanto ed è difficile quindi rimanere motivata e continuare a fare quello che faccio. Questo è il risultato per ora, ho ritagliato tutti i pezzi tranne la coda perché non so di che colore devo farla e ho cucito gli occhi, il nasino e i baffi. Cibi, cosa fai? Mi tieni compagnia? Non sei di tanta compagnia se stai qua sul cartone. Adesso faccio una capatina veloce alle post perché devo spedire due libri. Uno sono riuscita a venderlo sulla mia pagina Facebook, l'altro invece è uno scambio su Accio Books, magari vi lascio tutti i link di sotto in descrizione. Comunque andiamo a spedire. Non ho mai visto così tanta gente alle poste, sarò stata lì più di 20 minuti nonostante non ci fosse quasi nessuno davanti a me per i prodotti postali, però qua siamo in un paesino piccolo e quindi si fa quello che si può. Mi fa molto strano avere la videocamera così distante da me. Comunque, non mi è rimasto tantissimo tempo prima di pranzo, però una delle cose che mi ero prefissata di fare questa mattina era suonare l'ocarina, esercitarmi su canzoni vecchie e provare a suonare una canzone nuova, in particolare il tema della forza di Star Wars. Io un annetto poco più che suono l'ocarina, solo che negli ultimi mesi l'ho un po' trascurata perché non avevo tempo. Non sempre quando ho tempo e sono a casa posso suonare l'ocarina perché ad alcuni dei miei gatti dà un po' fastidio. Io suono questa ocarina qua, che è piccina picciò, è a 6 fori e la trovo
fantastica per me perché sono molto scoordinata, quindi ci sono pochi fori da aprire e chiudere e mi trovo particolarmente bene. Non sono bravissima a suonarla, sto imparando da sola, quindi come si dice, con la pratica si migliora, quindi se non suono mai non potrò mai migliorare e mai diventare, tra virgolette, brava. Come potete vedere, quando suono l'ocarina la Cibi mi viene appresso, quindi non capisco se lo fa per dirmi che le dà fastidio o perché, non lo so, sono tipo un'incantatrice di gatti con l'ocarina. Adesso questa qui non la so suonare, quindi evito figuracce, provo magari a risuonare una delle mie o un pezzo di quelle che so per farvi vedere come fa. Aia, ho fatto andare l'ocarina nei denti. Vedete come fa? Quindi sono impossibilitata. Patatina. Mi hai sbattuto l'ocarina nei denti, mi hai fatto un gran male, sai? Pipì. E adesso fa così. Ma sei tu che mi disturbi! È un po' presto per mangiare, solo che questi qua tutte le volte che vengo in cucina mi fanno cadere. Chris? Quindi, guarda, lui mangia dal bidone direttamente. State calmi, ce n'è per tutti! Mamma mia! Non ce la possiamo fare. Adesso è arrivata anche la Cibi. Non ci sono più ciotole! Come facciamo? Tocca mangiare di fuori. Via! La principessina tocca metterlo dentro comunque, perché sennò non mangia. Lei non mangia se non lì. Quindi tocca darle lì da mangiare. Evitiamo le code. Oh. In pratica è arrivato un pacco che non mi aspettavo oggi, quindi mi sono cambiata come meglio potevo per filmare l'unboxing. Mi chiedete sempre con cosa edito, ma in realtà bisognerebbe chiederlo a Chris, perché è lui che edita i miei video, vero? Vero che sei tu? Oh. Comunque uso i movie. Questa è un po' la vista da dove lavoro io. Questa è la piazza principale. E il negozio qua sotto i portici. Signora luminosa, io lavoro qua. Siccome il postino a casa mia ormai non passa più, faccio arrivare tutto qui in negozio. Vediamo se è arrivata della posta. Bocchetta strapiena. Aspetta. Oh, non ci credo. Curiosi di vedere che segnalibri ho preso? Oh mio Dio, se sono belli! Per chi non conoscesse questi personaggi, sono i protagonisti di Yuri on Ice. Lui è Yuri giapponese, nella versione, diciamo, tutti i giorni su pista. Victor, coach, pattinatore, e Yuri russo, invece, sempre da tutti i giorni, e invece su pista da ghiaccio. Belli. Questi li ho presi su Etsy da un negozio che si chiama Happy Hello Co, se non sbaglio, e adoro i suoi segnalibri. Li avevo già presi di Harry Potter, di Outlander e di Hunger Games. Sono veramente carinissimi, sono dei segnalibri magnetici. Se mi seguite anche su altri social, questo sfondo non vi sarà estraneo perché è la mia postazione da lavoro, cioè io sono davanti alla cassa. E generalmente quando non c'è gente faccio cose, non strane ma cose. Tipo adesso voglio sfogliare un po' sneakers per vedere i nuovi modelli, dai, insomma ci teniamo aggiornati sulle nuove uscite per vedere cosa propone il mercato in modo da poter consigliare bene anche i clienti. E se continuerà a non venire nessuno mi metterò a leggere. Io sono in pratica la principessa di questo mini mondo, di questo negozio piccolo.
mi piace molto lavorare qua, vendere, consigliare i clienti, fare abbinamenti anche solo sui manichini, avere a che fare con la moda. Mi piace, però è molto difficile in un paesino piccolo o comunque di questi tempi con la crisi e tutto è molto difficile, però teniamo duro. Sono le 7:30, quindi è ora di chiudere la cassa e andare finalmente a mangiare. Ho una fame. Tornata a casa da lavoro, aggiorno l'agenda, scrivo quante ore di lavoro ho fatto, se sono arrivati dei pacchi, e in questo caso noi sappiamo che sono arrivati dei pacchi, e il mio bullet journal, che è abbastanza personale, quindi non vi farò vedere granché, volevo solo aggiornarvi su una cosa, sulle liste, perché dal scrivere le cose da fare giorno per giorno ero passata a una lista unica, ma mi trovo malissimo e quindi sono ritornata alla suddivisione per giorni inserendo il giorno della settimana, quindi invece che scrivere 24 gennaio, martedì 24, e così riesco a portare a termine tutto, quindi mi segno le cose da fare domani. E niente, ormai la giornata si è conclusa, manca solo andare a letto e leggere. In questo momento sto leggendo Dimentica il mio nome di Zero Calcare per il gruppo di lettura che abbiamo sul nostro gruppo Facebook. Se non ne sapevate niente, link in descrizione. Direi quindi di salutarvi adesso che sono ancora leggermente presentabile, anche se un po' provata dalla giornata. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto il video, se vi potrebbe far piacere vedere in futuro altri video di questo genere in cui vi porto con me, o meglio vi mostro che cosa faccio durante la giornata o che altri tipi di video vorreste vedere. Spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!